Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Vi piace l'abbinamento fragole e cioccolato? Questa sarà la torta perfetta per voi. È davvero semplice e veloce da preparare e vi assicuriamo che è perfetta per tutti e per tutte le occasioni. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in ammollo 6 g di gelatina in acqua fredda per 10 minuti. In un pentolino versiamo 100 ml di panna fresca e la mettiamo a scaldare fino a sfiorare il bollore. La versiamo in una ciotola con 180 g di cioccolato fondente al 60% tagliato a scaglie e mescoliamo con un frustino finché otterremo un composto omogeneo. Poi strizziamo per bene la gelatina e la mettiamo in un altro pentolino. Aggiungiamo 3 cucchiaini di panna fresca e sciogliamo sul fuoco. Aggiungiamo il composto di panna e gelatina a quello di cioccolato e mescoliamo bene fino ad amalgamarlo. Lasciamo raffreddare a temperatura ambiente. Poi aggiungiamo, poco alla volta, 320 g di panna montata zuccherata con movimenti lenti dal basso verso l'alto, cercando sempre di non smontarla. Mettiamo da parte fino al momento del bisogno. Prendiamo un anello richiudibile di 20 cm di diametro e 10 cm di altezza, copriamo con pellicola trasparente la base e la fissiamo bene con un elastico. Dovrà essere ben tirata. Trasferiamo la teglia su un supporto per torte, poi ricopriamo i bordi con acetato, fissandolo per bene con un po' di scotch. Qui abbiamo una deliziosa tenerina di 19 cm di diametro che farà da base alla nostra torta. Chi volesse guardare il nostro video lo trova in descrizione. Fatto ciò, aggiungiamo la mousse al cioccolato e la stendiamo per bene con una spatolina. Mettiamo in frigo per 3-4 ore. Prepariamo la mousse alle fragole. Quindi frulliamo in un bimipimer 300 g di fragole fino ad ottenere una bella salsa. La andiamo a passare in un passino per eliminare semi e residui. In un pentolino mettiamo 8 g di gelatina ben strizzata insieme a 2 cucchiai di salsa alle fragole e lasciamo sciogliere sul fuoco. Aggiungiamo il composto alla salsa e mescoliamo finché sarà ben amalgamato. Versiamo in una ciotola e aggiungiamo poco alla volta 300 g di panna montata, sempre con movimenti lenti dal basso verso l'alto. Mettiamo un secondo da parte perché prendiamo la torta dal frigo e aggiungiamo la mousse alle fragole. Livelliamo per bene con una spatolina. Mettiamo in frigo a riposare per almeno 6 ore, ma consigliamo tutta la notte. Poi prendiamo qualche bella fragola, la infiliamo in uno stuzzicadenti e la immergiamo in un bicchierino con del cioccolato fuso. In una ciotola mettiamo la decorazione che più ci piace e ricopriamo interamente il cioccolato. Lasciamo ad asciugare a temperatura ambiente. Prendiamo 60 ml di panna fresca calda alla quale aggiungiamo 90 g di cioccolato fondente tagliato a scaglie. Mescoliamo bene con un frustino. Riprendiamo la torta dal frigo, togliamo la pellicola trasparente e trasferiamo su un piatto da portata. Poi togliamo l'anello e l'acetato. Abbiamo livellato le imperfezioni e versiamo lungo i bordi la ganache preparata in precedenza, lasciandola cadere per creare l'effetto drip cake. Copriamo anche la parte centrale con la restante ganache e livelliamo bene con una spatolina.
Guardate che spettacolo di torta abbiamo creato! Semplice e golosa! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo questa meravigliosa torta! Di torte ne ho assaggiate davvero tante, ma un abbinamento classico reso così perfetto non l'avevo mai sentito. La base di tenerina è bella morbida e cioccolatosa. La mousse al cioccolato è spumosa e perfettamente bilanciata. Infine la mousse alle fragole con un tocco di freschezza completa tutta la torta. Insomma è buonissima, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.